Eccoci, buonasera a tutti, eccoci qua. È un onore ed onore, anzi onore no, è un vero piacere in tutti i sensi, presentare due carissimi, finalmente amici e colleghi, dico finalmente amici perché per la prima volta Andrea Casella, autore della Macchina del Tempo, per l'editore Acesmondi, lo incontro per la prima volta in carne e ossa, come penso molti di voi, ed è un piacere parlare stasera di temi che riguardano non solo la sua produzione saggistica, il suo approfondimento anche tramite i canali social di molte tematiche che riguardano l'aspetto tradizionale, cosmologico, cosmoteologico, antropologico, arcaico e più ne ha fine metta, e con il mio carissimo concittadino Marco Maculotti, come presente. Ormai l'abbiamo fatto tante volte, quindi, ma non sarà né la prima né l'ultima, si spera, facciamo gesti, scongiuri apotropaici, perché Marco, oltre essendo l'editore adesso finalmente Acesmondi, avendo fondato la rivista Acesmondi, di cui Andrea comunque parte integrante, parleranno di temi, concetti, aspetti per inaugurare questa convention, che ci riportano non solo a tempi antichi, ma ci riportano ad altre dimensioni, ci riportano a dimensioni che riguardano l'aspetto del sogno, del mito, di quello che è il fantastico. Non solo entrambi gli autori hanno pubblicato molto su questo aspetto, ma anche in un album che mi ricordava adesso Marco, Oniricon terzo, il terzo album di Acesmondi, Oniricon, si sono cimentati praticamente in quello che è l'approfondimento di mondi, esperienze, tematiche alternative, lo dico con la più grande inclusione possibile. Oggi si tende sempre a escludere quello che è razionale, qualcosa che non si riesce a capire, che non è logico. Se nella quotidianità, nella vostra quotidianità, doveste affrontare, non so, argomenti quale, non so, la transustanziazione, no? È una cosa di cui non penso possiate parlare senza che qualcuno vi chieda un TSO immediato, scusate, almeno così, lo dico così su due piedi, nel senso, a me non è mai capitato. Io ci ho provato una volta a parlare di Marx e mi hanno detto: ah, ma chi è quello che ha scritto il manifesto? Vabbè, scusate, questa è una piccola parentesi. Comunque, di temi che... Quello è una bomba, non è Marx. Quello è una bomba, Ted Kaczynski, un altro personaggio che ha caratterizzato in maniera alternativa la cultura in America. Detto questo, dicevo, sicuramente le tematiche del sogno, della realtà, delle altre dimensioni, della storia dell'antichità, della Terra, riguardano un aspetto più emotivo, sentimentale, intuitivo. Gilbert Durand, uno dei più grandi studiosi dell'immaginario europeo, diceva: esiste un immaginario notturno, un immaginario diurno di quello che sono i simboli e la realtà di tutti i giorni. Perché esiste un immaginario notturno e diurno, secondo Durand? Perché formula questo? Beh, essenzialmente perché quando l'uomo sogna, non sogna sempre quello che riguarda gli individui che si mettono a fare azioni razionali, non sogna solo l'individuo che si mette a fare 730, non si mette a sognare solo l'individuo che nella quotidianità cerca di rispondere alle esigenze più terrene, più subitanee, cioè quello di cercare di bere, mangiare e dormire, ma risponde in realtà a bisogni che in realtà vogliono superare la propria condizione terrena, la propria condizione umana. E che cos'è che fa della condizione umana a condizione umana? Beh, qualcuno direbbe, non lo so, cercherei di parafrasare un Casella anche nella Macchina del Tempo, che ha scritto cose meravigliose, forse sono gli dèi che cercano di, o i Zeos o i Barbaros, che cercano di superare lo stesso contesto umano. E allora, forse introducendo la prima provocazione per entrambi gli autori, mi verrebbe da dire, anche sui temi che trattiamo stasera: ma nell'immaginario collettivo dell'uomo, a partire dall'origine dell'umanità, il sogno è stato qualcosa che ha messo in contatto l'uomo con qualcosa di importante, che gli ha fatto fare grandi cose? Allora, grazie a tutti innanzitutto di essere presenti, siete tantissimi, mi fa piacere. Già, come hai introdotto questa nostra breve presentazione, insomma, mi fa molto piacere alcuni punti che hai già toccato, mi è già venuto in mente, non so, Jane Sirma, il sogno del mondo infero. Il discorso che, la domanda, l'interrogativo che tu mi hai posto, se il sogno abbia in qualche modo, la dimensione onirica meglio, abbia plasmato una dimensione più profonda anche sacrale dell'essere umano,
Io ho letto molti studi di due studiosi italiani, giustamente molto poco conosciuti in base rispetto a quello che hanno scritto, che sono Francesco Benozzo e Mario Linei, fondatori dell'associazione Continuitas, una grande associazione con un sito pieno di PDF scaricabili liberamente in tutte le lingue europee praticamente. Qual è la loro idea, la loro ipotesi di lavoro? Quando noi parliamo di tradizioni religiose, almeno accademicamente, tendiamo a dividere per zone geografiche e soprattutto per intervalli di tempo che arrivano, insomma, troppo vicino a noi, grosso modo dal 3000-4000 avanti Cristo in poi. L'ipotesi di lavoro di Benozzo e Linei in questo loro progetto è che una coscienza religiosa coerente è durata e dura tuttora bene o male, in modo sotterraneo, da millenni. Loro addirittura arrivano indietro fino al Paleolitico, da cui appunto il nome Continuitas dell'associazione, che non sta lì a distinguere tanto tra le culture, l'etnia delle varie culture, i periodi storici. E mi sono venuti in mente questi due nomi subito perché loro hanno fatto uno studio che si trova appunto sul sito, veramente interessante, in cui analizzano determinate parole dei vari idiomi, soprattutto indoeuropei, ma non solo, idiomi come sognatore, come poeta, come sciamano, tutte queste dimensioni in questa antichità paleolitica, quindi prima ancora dell'origine della parola scritta, molto prima, che poi andrà a formare le culture successive, le culture religiose successive, anche le culture megalitiche del Neolitico, per esempio. Tutti questi termini sono tutti associati, sono come dei sinonimi. Loro riprendono gli studi di Julian Ries, storico delle religioni, pubblicato da Jacob Book in Italia, e riprendono il termine di homo religiosus, ma lo fanno in una maniera molto meno accademica. Homo religiosus non è solo quello dell'epoca storica, dei Sumeri in poi, per esempio, che noi conosciamo, o da Gobekli Tepe in poi, se vogliamo retrocedere un attimo, secondo le ricerche più contemporanee. Homo religiosus è addirittura quello che noi stupidamente per decenni, secoli abbiamo considerato l'uomo primitivo, l'uomo delle caverne. Un'immagine secondo me totalmente sbagliata, totalmente errata, che presuppone il fatto che l'evoluzione umana di tipo darwinista sia un dato di fatto, che non è suscettibile di essere messo in dubbio. Mi sono venuti in mente questi due autori, ne potrei nominare altri, però il discorso è bene riportarlo sul tema del sogno come della dimensione onirica, come strettamente legata alla dimensione sacrale, alla dimensione religiosa. E qua voglio fare subito un appunto: quando io parlo di dimensione sacrale e religiosa non intendo in senso devozionale o in senso fideistico o in senso di religioni organizzate da potere statale o parastatale, e questo è anche poi uno dei punti chiave da cui è nato il progetto di Axis Mundi, il voler analizzare il mondo del sacro, del religioso, del luminoso, per usare delle terminologie alla Otto, Walter Otto, e Rudolf Otto soprattutto, che non vanno di pari passo a quella dimensione che noi siamo soliti considerare come religiosa. Per esempio, una frase che io sento sempre e che mi fa anche girare un po' i cosiddetti è: si può essere spirituali senza essere religiosi. Che, ok, perché? Perché lo diciamo? Perché molta gente lo pensa e lo dice? Perché c'è questa idea della religione come una roba essenzialmente fideistica e devozionale. E non è il modo in cui la intendo io, è il modo in cui con Axis Mundi cerchiamo di portare avanti il discorso sul religioso e sul sacrale. E la dimensione onirica io la vedo strettamente connessa alla dimensione sacrale vera e propria, non solo nei sogni veri e propri, negli incubi veri e propri, per esempio nell'albo, piccola parentesi, nell'albo onirico, nell'albo numero 3 di quest'anno di Axis Mundi, analizziamo per esempio gli incubi. Cosa sono originariamente gli incubi? I nightmares. Sono quelle entità oscure con cui alcune persone entravano in contatto da millenni, in questa dimensione tra il sonno e la veglia, quelli che noi chiamiamo la paralisi nel sonno. C'è un lungo articolo che ho scritto, uno dei primi tra l'altro, pubblicato sul sito,
che ho ripubblicato su Kardashian. È evidente che qui si sta parlando non di sogni e incubi nel modo in cui lo intendiamo noi oggi, ma di esperienze liminali, esperienze altre che l'uomo tradizionale, sia le società cosiddette primitive, un termine che non mi piace ma che adopero per comodità, ma anche per esempio le società avanzate come greci, romani, celti, gli indù, eccetera, avevano tutti conoscevano tutto questo fenomeno della paralisi del sonno e descrivevano queste esperienze in una maniera che ha ben poco a che fare con il modo in cui la consideriamo noi moderni, cioè in maniera esclusivamente organica. Succede questo perché il cervello in quel momento, ci sono dei processi organici che lo portano a credere, di vedere, eccetera. Ora, in questo studio sulla paralisi del sonno, io mostro come in tutte le società tradizionali, dall'antichità a oggi, insomma al mondo appena prima del Novecento, credevano fermamente in queste esperienze liminali, e che non si possono definire religiose nel modo in cui noi le intendiamo oggi, però tuttavia possono essere definite luminose, il sacro come totalmente altro, di nuovo riprendendo Rudolf Otto, come mysterium tremendum. L'uomo tradizionale, quando aveva un certo tipo di esperienze sia nel sonno che, non, che nella vita conscia, si rendeva conto che era il sacro, il luminoso, gli dèi o i demoni, ma l'uomo antico non faceva differenza tra le due cose, che entravano in contatto in qualche modo con lui, come se il velo cadesse e lui potesse sperimentare questa esperienza. La cosa curiosa che io ho cercato di trattare anche nell'articolo, anche poi grazie a un articolo di Gianfranco Mele, membro del SISC di Torino, su Lauro Salentino, che è una figura di questi demoni della paralisi del sonno, è come addirittura si può tracciare una linea rossa che porta queste credenze del folklore tradizionale fino a Lovecraft, per esempio, lo scrittore dell'orrore cosmico, che le ha vissute personalmente nella sua infanzia e a mio parere hanno dettato, hanno impostato inconsciamente, quasi o subconsciamente, tutta la sua opera successiva, o addirittura i cosiddetti rapimenti alieni, le abduction. Ecco, questo è un altro tema scottante che io cerco sempre di trattare sulle pagine di Axis Mundi o nelle dirette in maniera molto, diciamo così, non, senza etichette, senza convinzioni assolute, perché secondo me è uno di quelli che meglio definisce questa idea di mondo onirico nel senso di rapporto istantaneo con questo luminoso come mysterium tremendum. Questa abduction, quelle che noi chiamiamo rapimenti alieni, io ho fatto diversi studi a riguardo che ho pubblicato sia sul sito che sugli albi cartacei, sono assolutamente, si possono connettere veramente in una maniera straordinaria, impressionante, a una serie di manifestazioni culturali come lo sciamanesimo, lo smembramento rituale, fino ad arrivare appunto alla modernità, fino ad arrivare a Lovecraft. E il discorso è, io mi rifaccio spesso all'ipotesi parafisica che ha lanciato Jacques Vallée e John Keel negli anni 70, cioè che tutta questa serie di esperienze avvengono veramente, non è una cosa di fantasia, non è una cosa immaginaria. E poi qui mi piacerebbe poi ritornare sulla differenza tra immaginario e immaginale, che è molto pregnante ai fini di descrivere il progetto di Axis Mundi. Il discorso dell'ipotesi parafisica è che questo tipo di esperienze avvengono realmente in uno stato sottile della realtà, in una realtà più sottile, che è quella, poi ci arriveremo, che Eric Orbain definiva l'ottavo clima, e che però prendono maschere diverse a seconda della cultura di riferimento, del background culturale di chi ne fa esperienza e anche ovviamente del periodo storico. Quindi laddove l'uomo medievale vedeva dei demoni o delle fate, o dei folletti, dei fairies, l'uomo contemporaneo, materialista ovviamente, immerso in una cultura materialista e meccanicista e tecnologica, vede questi omini verdi sulle astronavi. Il discorso appunto è ancora mondo onirico. Il mondo onirico non è immaginario, non è necessariamente immaginario, è immaginale, e immaginale significa
qua ci ritorneremo sicuramente, che il soggetto e l'oggetto dell'esperienza sono in stretta connessione. Non c'è una realtà definita in questo mondo astrale, in questo mondo sottile, ma appunto il soggetto e l'oggetto contribuiscono a creare la maschera con cui il soggetto dell'esperienza vedrà questa esperienza, se ne ricorderà. Spero di aver risposto un po' alla tua domanda. Ho fatto un po' un... Ho fatto un po' un... sono preso le libertà. Farei un applauso intanto a Marco Marcomatti. Io lo definisco oceanico, cioè quando inizia e parte questo. E non a caso hai toccato un aspetto fondamentale, la dimensione dell'immaginale, soprattutto all'interno dei sistemi religiosi, dell'immaginario collettivo, di quella che è la dimensione dell'onirico, è, mi verrebbe a dire, fondamentale ma non scontata. Che cosa voglio dire? Che in molti sistemi culturali, religiosi, il fatto che una pietra, una soglia ovviamente l'entrata di una chiesa, di un tempio, di una dimensione spaziale, possa diventare l'accesso a qualcos'altro, non pensiamo qualcosa di particolarmente fantascientifico, rappresentativo, qualcos'altro. Limitiamoci a qualcos'altro come qualcosa che può essere la propria dimensione esperienziale, cioè il fatto stesso che uno o una persona veramente inizia a frequentare un tempio, una chiesa, una dimensione spaziale in cui accade qualcosa di diverso, in cui sorpassata quella soglia effettivamente il significato che la propria esperienza, la propria quotidianità, il proprio accedere, quell'azione sia diversa in qualche modo, sicuramente ha due variabili, quello della collettività e quello della singolarità. Cioè la persona che entra, che accede veramente a questa dimensione spaziale, ha essa stessa veramente attraverso la sua immaginazione, attraverso le sue rappresentazioni di concetti che Marco ha spiegato in maniera eccellente, non solo folcloristici ma anche semplicemente del fatto che riguardino l'aspetto più notturno del sé, la dimensione notturna, la dimensione quella del sogno. Quindi nel momento stesso in cui queste rappresentazioni, che normalmente noi occidentali abbiamo concepito come l'inconscio, l'irrazionale, abbiano un valore nel momento stesso in cui si performa quell'azione, in cui si accede a quella dimensione spaziale, in cui si fa quel rito o quell'aspetto che per molti di noi può sembrare terrificante, e quindi, come è ricordato con questa parola latina, no? Quel mysterium fremens, ha un valore sacrale, allora quello inizia praticamente a essere già un'esperienza religiosa, un'esperienza nuova, un'esperienza in qualche modo rituale. Ora, detto questo, sicuramente abbiamo delle problematiche, come diceva Marco, tra il mondo accademico e il mondo degli studiosi indipendenti, non tanto perché siano in contrasto in sé per sé, ma perché hanno diversi modi di dire le cose. Quindi l'immaginale che cos'è? L'immaginale, sia da una parte che dall'altra, sia dal mondo dei ricercatori accademici e quelli indipendenti, cioè coloro che a diverso titolo, con diverso background, si sono cimentati o l'hanno affrontato, è quella dimensione in cui anche un singolo oggetto, non solo l'esperienza, non solo il vissuto, diventa qualcosa di più, diventa praticamente un feticcio, un idolo, un'immagine, una rappresentazione, un'incarnazione di qualcosa che inizia a cambiare il proprio mondo. E proprio su questa scorta del proprio mondo, secondo me, io sento, naso, intuisco che Andrea Casella potrebbe dire qualcosa di più su quello che potrebbe essere, come accennavo prima, il regime notturno delle immagini e dell'immaginario, cioè quell'aspetto che in realtà, come diceva una battuta da cartone Ragnez, o anche addirittura di Eddie Martin, Vampiro a Brooklyn, quando c'è il falso predicatore che parla di cose praticamente per invogliare i fedeli a lodare il diavolo, un film molto divertente, anche molto trash, dice: che cosa sarebbe una giornata assolata senza la notte? Cioè, per quanto banale questa citazione affermazione, in realtà il fatto stesso che esista un'alternanza di regimi notturni e diurni nelle rappresentazioni, nei simboli, nell'immaginario collettivo dello spazio-tempo occidente, o quello che ci caratterizza almeno la maggior parte di noi, immagino, dovremmo concepire che quelle che sono le sfere del Sole e della Luna in realtà hanno un grosso ruolo in altri settori dell'interpretazione che non sia semplicemente quella fisiologica, cosmica o della vita di tutti i giorni. Cioè
nell'ambito politico, sacrale, religioso, ma anche, direi, simbolico, iniziatico. Ora, l'alternanza di sole e luna, l'alternanza di notte e giorno, l'alternanza di diurno e notturno hanno un valore nel loro alternarsi, nel loro scambiarsi, fondamentale per cercare di capire non solo quale sia la dimensione tra individualità e collettività, non solo per la dimensione tra iniziatico e rituale, non solo la dimensione tra quello che un Genon avrebbe detto la qualità e la quantità del tempo e dello spazio, scusi l'inciso, ma anche potrebbe avere semplicemente valore, mi verrebbe da dire, e mi verrebbe da chiedere ad Andrea Casella, nel momento stesso in cui regime notturno e regime diurno sono essi stessi in modo, nel loro confrontarsi, nello scontrarsi, della produzione dei simboli religiosi più significativi di tutta la cultura e lo spazio-tempo occidente. È forse così o mi sbaglio del tutto, Andrea? Innanzitutto buonasera a tutti, mi presento, sono Andrea Casella, autore del saggio La macchina del tempo, saggio sulla cosmoteologia arcaica. Ma diciamo che io, diciamo, nei miei studi mi sto sempre più convincendo del fatto che gli opposti in realtà non sono altro che aspetti che si riuniscono armonicamente nella dimensione dell'uno. Le due parole mi rimandano a un famoso detto di Eraclito: Dio è giorno notte, inverno estate, sazietà fame, e muta come il fuoco quando gli aromi vengono gettati in esso. E quindi, voglio dire, un altro detto di Eraclito, quindi dagli opposti bellissima armonia. Gli opposti sono semplicemente moduli che ci consentono di conoscere questa realtà materiale, ma badate, non sottovalutate come gli gnostici, che giustamente puri essi stessi cercavano la purezza assoluta nella materia, cosa impossibile. La materia, l'esperienza del corpo nel quale voi, probabilmente tutti noi, al giorno d'oggi, ogni giorno, ci sentiamo prigionieri, incastrati in questo meccanismo. L'esperienza della materia è importante, è un'eccezione. Noi siamo delle eccezioni. Poi ritorneremo nell'assoluto, assolutamente, ma Dio ci ha dato la possibilità di avere l'esperienza della materia, che è assolutamente eccezionale. Non sempre c'è l'esperienza della materia, badate bene. È l'assoluto la regola, la materia è l'eccezione. Detto questo, giorno e notte. Io mi occupo ovviamente dell'aspetto maggiormente cosmologico della realtà, e quindi per forza di cose, avendo scritto un libro che tratta di cosmoteologia, cioè di interpretazione teologica della mitologia, la tesi fondamentale è quella secondo cui gli dèi erano gli astri che adesso sono sopra di noi, che ci stanno osservando, che ci osservano da sempre, che noi non osserviamo, che viviamo nelle nostre città in cui l'inquinamento luminoso ormai è assolutamente, implacabile. Giorno e notte, fondamentalmente sono la stessa cosa, perché se noi andiamo all'etimologia delle cose, all'etimologia degli oggetti, io ormai sono sempre più convinto del fatto che la verità in greco aletheia, cioè il disvelamento, ciò che viene disvelato, come un velo che viene sollevato, aletheia, a lontano, lontano significa in greco letteralmente ciò che copre, quindi aletheia è ciò che viene scoperto. Gli dèi, nel senso etimologico del termine, significa semplicemente i luminosi, che deriva da un termine, da un tema indoeuropeo, deimos, che significa fondamentalmente splendere, risplendere. Gli indoeuropei sono un'ipotetica popolazione che si è sovrapposta
circa a partire dal 3000, dal 3000 avanti Cristo in poi, su alcune popolazioni, sulle popolazioni precedenti del bacino del Mediterraneo. Io parlo ovviamente della del nostro emisfero occidentale, poi il resto diciamo ha seguito percorsi diversi, però noi siamo nell'Occidente, abbiamo presente noi stessi, quindi l'Occidente. I luminosi, abbiamo detto, ma se andiamo a vedere anche l'etimologia, per esempio, dei titani, cioè quelli che i greci consideravano le divinità arcaiche, le divinità precedenti ai Zeoi, perché Zeoi è la versione, diciamo, è il corrispettivo greco di dei, capito? Quindi ti indica sempre il concetto del luminoso. Il greco è una lingua indoeuropea come il latino. Beh, se andiamo a vedere, diciamo, andiamo ad analizzare l'etimologia di titani, ci accorgiamo che è la stessa. Anche i titani, che in realtà appartengono, secondo l'orfismo, ad un universo notturno. L'orfismo li chiama gli Uraniones, i figli di Urano, che è Urano stellato, e attenzione, non il cielo diurno, Urano stellato, quello della notte, il dio della notte. Notte, dice l'Iliade, che vince uomini e dei, e di cui anche Zeus, il prototipo del dio indoeuropeo greco, ma perfino Zeus teme la notte. Ma se noi andiamo ad analizzare, dicevo, l'etimologia di titani, ci rendiamo conto però, in realtà, come ha indicato benissimo Kereni, che titani significa esattamente anche i luminosi, gli splendenti, ma di uno splendore diverso, lo splendore notturno, lo splendore della notte, che corrisponde però alla luminosità del giorno. Giorno e notte non possono essere disgiunti. Giorno e notte fanno l'amore costantemente per darci ogni giorno il giorno. Quindi non esiste in realtà opposizione. Perfino nella materia, perfino in questo cosmos. Questo cosmos che sempre, secondo Eraclito, nessun uomo, nessun dio felice, ma sempre era, è e sarà fuoco inestinguibile, che sempre, che commisura arde e commisura si spegne e poi riarde nella materia eterna, che si ricompone sempre secondo rigida necessità, il fuso di anche di Platone. Per poter dire che cosa? L'etimologia. La mia tesi è che gli dei erano astri. Se noi andiamo ad osservare, per esempio, il logogramma sumero che indica la parola Dio, che in sumero si pronuncia Dingir, in accadico invece si pronuncia Il o Ilum, gli accadi erano, cioè, un popolo semitico che subentrò successivamente ai sumeri, che però utilizzava la scrittura cuneiforme sumera, con valori fonetici diversi. E ci accorgiamo che cosa rappresenta il logogramma di Ingir, o il, o An, il cielo, secondo altre, diciamo, forme. Non è altro che una stella, e ci indicano i grandi assiriologi del passato, come Gundel, tre logogrammi della stella indicano significano stella, costellazione. Gli dei erano astri, gli dei sono gli astri che vegliano su di noi, con moto perpetuo, con moto infinito, indefinito. Guardate, l'illusione assolutistica, questo tendere all'assoluto, questo voler rifiutare il corpo, questo rifiuto del corpo, questo rifiuto della materia, questo rifiuto della mater, la materia, mater, attenzione. Platone nel Timeo ci indica il concetto della materia e gli chiama la cora, letteralmente in greco è il campo, ma egli le dice la cora, ma anche la madre, cioè il sostrato ultimo delle forme, colei che dà vita alle forme, quelle che gli indù chiamano la prakriti, no? La prakriti, la cora.
Ecco, non è da rifiutare, non è da demonizzare, non è da ascrivere, diciamo, come faceva Platone nel non essere, la cora è contigua al non essere. Il non essere non esiste, il non essere non è. Che non ce l'ha detto, il non essere è inconcepibile, corrisponde semplicemente alla vera impossibilità. Un esempio, un triangolo con quattro lati. Non esiste il non essere. L'essere è sempre. Questo mondo non lo fece nessuno degli dèi e degli uomini, ma sempre era, è e sarà un fuoco inestinguibile che con misura arde e con misura si spegne. E prosegue poi Eraclito, dai contrasti bellissima armonia. Dai contrasti, polemos, guerra, tradotto così, c'è un senso letterale, diciamo, semplicistico, guerra. Polemos, attenzione, una parola maschile, Guerra, invece in italiano è femminile, in greco è maschile. Polemos di tutte le cose è padre, di tutte le cose è re. E taluni rivela schiavi e taluni liberi. Eraclito è interessantissimo da questo punto di vista. Io lo definisco il più diciamo occidentale degli orientali, se mi passate la ecco la definizione. Molto interessante per legarmi a questo punto al tema di Marco, il tema del sogno. Ciò che noi vediamo da svegli è sogno. Ciò che noi vediamo da svegli è sogno. Cioè, che significa? Che siamo mere forme partorite dall'intelletto di qualcun altro, dell'intelligenza suprema? Probabilmente. Intelligenza che io nella mia personale visione chiamo il demiurgo, con, diciamo, omaggio a Platone, ma anche magari agli gnostici, che hanno anche la loro ragione sotto molti punti di vista. La morale gnostica è interessante da questo punto di vista, perché ci pone davanti a un problema. Perché nasce lo gnosticismo? Perché nascono questi, di cui parlo tra l'altro alla fine del mio libro, diciamo, nel senso che gli gnostici a un certo punto hanno demonizzato il cosmo nella sua interezza. Questo cosmo è una prigione. È la prigione della specie, dicono gli gnostici, di cui noi, anime, prigionieri di questi corpi materiali, siamo, diciamo, i vaganti in questo cosmo. Però la morale gnostica è interessante. Perché? Perché ci fa capire che dentro di noi c'è una tensione verso l'assoluto. Ma perché? Perché siamo puri noi stessi, ma già in questi corpi di carne siamo puri e cerchiamo la purezza e la giustizia e il bello e il bene, no? E non lo troviamo, e lo cerchiamo, non lo troviamo da nessuna parte, però ci poniamo la domanda, ma già in questi corpi materiali, questo corpo ci pone questa domanda, perché siamo puri noi. Cioè, il gnosticismo non è un pensiero così che ci pone un disagio, insomma, un pensiero disagiato di poveri, insomma, che, insomma, pessimisti, eccetera, eccetera. Erano puri loro, erano purissimi, essi stessi. E quindi questo è il paradosso del gnosticismo. Ma è possibile che uno così puro si ponga questa domanda in questo, che loro stessi dicevano, è questo cosmo di tenebre, che loro paragonavano al mare. Il mare è una bellissima simbologia gnostica, l'okeanos dei greci non è altro che il cielo, non è altro che il cielo che circonda questo mondo, che ha forma di serpente. Okeanos, che deriva dal sanscrito akayana, il circondante, e che è il cielo notturno, il cielo del Mediterraneo atlantico megalitico pre-indoeuropeo, prima che arrivassero gli uomini della luce indoeuropei. E però, stranamente, il nome di Okeanos è indoeuropeo, è tipicamente indoeuropeo, Akayana, il circondante. C'è una bellissima immagine che risale addirittura ai Sumeri. Avete mai sentito il mito di Etana e l'Aquila, no? Poi viene ripresa nel romanzo di Alessandro,
in età ellenistica. Etana viene portato da un'aquila verso le più eccelse altezze del cosmo e vede, dice lui, la terra simile ad un'aia quadrata e uno strano serpente che si avvolge attorno ad essa. E quello è, diciamo, l'inizio storico dell'immagine di Okeanos, di Akayana, il circondante, che viene demonizzato poi nell'ognosticismo. Il mare, ma già in Esiodo. Esiodo, quando parla del mare nella Teogonia, lo accompagna sempre a significati, ad aggettivi negativi, pontos, thalassas, e gli dice atriugetos, il mare infecondo, dove noi siamo come immersi in questo mare, in questo cosmo a strati che voi ritrovate nel mito, nell'ultimo racconto di Socrate, del Fedone, in cui lui descrive con questa stranissima immagine una specie di cosmo a strati, in cui noi qui sulla terra saremo come sul fondo del mare e guardiamo il cielo come, diciamo, la superficie marittima. E il cielo vero, egli dice, Platone, è l'etere in realtà, quello che per noi è il cielo, e noi siamo come pesci qui in questo residuo, dice, corrotto e ammorbato, dove ci sono cose putrescenti. Questo è l'inizio della, tra l'altro storiograficamente, della simbologia gnostica, sempre da recuperare in Platone e nei pitagorici che gli avevano insegnato questo, tant'è vero che Platone poi nel Fedone fa parlare Simmia e Cepete, che sono due pitagorici. È bellissimo poi l'immagine, scusate se vado un po', diciamo, non divagamente, però sono immagini che passano così nella mente, nella psiche. Anche lì, psiche, che cosa significa etimologicamente? Psiche, il respiro, il respirare, il sospirare. Anche lì non c'è niente in realtà in origine di spirituale, di metafisico. È il respiro. Quando il cadavere, prima non esisteva ovviamente, nei tempi antichi, non esistevano modalità di rilevazione della morte, come si faceva? Si poneva uno specchietto, no? Sul naso, e si vedeva se si appannava oppure no. E quindi la psiche è in forma di serpente, tra l'altro. Perché in forma di serpente? Perché si accorda ai ritmi cosmici e quindi a Okeanos, che già esso è in forma di serpente, e quindi è un frammento di questo cielo. È un frammento di questo cielo caduto nel corpo. Cronos stesso, nell'orfismo, ha forma di serpente a tre teste. E la psiche è una forma di tempo, è un frammento di tempo. È un frammento della grande anima mundi, della psiche cosmica, che ha forma di serpente, appunto. Ma perché? Perché si credeva che la psiche avesse sede nella colonna vertebrale, quindi nel midollo cerebrospinale. Avete visto la forma della colonna vertebrale? È la forma di un serpente. E ci sono leggende, non solo nell'emisfero occidentale, ma anche orientale, in cui si credeva che il cadavere putrefatto che lasciava, diciamo, la colonna vertebrale, una volta che si fosse putrefatta anche la colonna vertebrale, lasciava al suo posto un serpente, che è un simbolo delle anime dei defunti, delle anime. Delle psiche. Ecco. Quindi, per dire che, vedete, da questi elementi, da questi pochi elementi, si può vedere che il cosmo è uno. E quindi l'uomo è benevolente o nolente, recalcitrante, protestante, negativizzante, quanto volete, quanto vogliamo, tutti i giorni della nostra vita, ma noi siamo parte di questo uno tutto. Ento pan, noi siamo parte di questo cosmos, e ci piace oppure no. E quindi concludo, insomma, questo mio intervento riprendendo una definizione del mio maestro, che ormai, diciamo, sempre definisco mio maestro, che è Friedrich Nietzsche, l'amor fati, l'amore del fato, cioè l'amore di ciò che accade, l'amore, ma non di ciò che accade, l'amore di noi stessi, di ciò che siamo,
in quanto inseriti in questo cosmos che ancora una volta nessun uomo, nessun Dio fece, ma che sempre era e sarà fuoco inestinguibile, come noi siamo fuoco inestinguibile, che si riproporrà sempre nella materia eterna, che se è una, incorruttibile e assolutamente inestinguibile, si ripeterà ovviamente nel tempo infinito, nell'Aion infinito, secondo le stesse identiche soluzioni. Questo cosmo nel quale noi siamo si è ripetuto già, queste forme che noi abbiamo assunto, questi atomi che ci compongono adesso, atomi, atomo tra l'altro è una invenzione intellettuale di Democrito, ma aveva fatto Democrito ad intuire l'atomo, che poi si è scoperto che effettivamente esisteva, è una cosa che ci lascia così un po' in disagio al momento in cui, tanto è vero che poi gli scienziati successivamente lo hanno definito atomos, cioè quello che non si può dividere ulteriormente, omaggiando Democrito. Tra l'altro gli stoici anche avevano intuito molte delle soluzioni scientifiche che poi in seguito abbiamo fatto nostre, come la teoria dei campi di forza. La teoria dei campi di forza deriva per esempio ancora una volta dagli stoici, quindi non sottovalutate il potere della psiche, non sottovalutate il potere intellettuale, ma non sottovalutate il potere della materia, perché tutto è uno, tutto è assolutamente riunito in un sinolo indistinguibile, tutto è uno, noi siamo tutti nel mio prossimo libro tenterò, da una piccola anticipazione, di mostrare che la divinità primordiale dell'emisfero occidentale era un essere androgino, cioè un essere bisessuato, al contempo maschile e femminile, di cui abbiamo tra l'altro in tempi storici alcune tracce, per esempio nei miti, nei misteri frigi della dea Cibele, che prevedeva nei suoi rituali l'autocastrazione dei sacerdoti galli. Quello non è un atto così violento, inumano, è semplicemente un simbolo del ritorno dell'uomo e dell'essere, del cosmo, all'unità originaria, né maschile né femminile. Galli, che non c'entrano niente con la popolazione celtica, che è una parola che probabilmente deriva dalla lingua assira, gallu. La lingua assira è un dialetto dell'accadico. Gallu significa letteralmente il servo, il servitore, quindi c'è un'accezione sacerdotale, quindi non c'entra niente con la popolazione celtica. Spero di, sarà un lavoro complicato, difficile, perché mi occupa molto tempo e mi pone di fronte difficoltà scientifiche non da poco. Voi avete visto per esempio i menhir preistorici, questi enormi complessi di pietra elevati verso il cielo, quello è il simbolo fallico, ma sotto di solito scorre un fiume che è il simbolo femminile, è sempre associata alla roccia, all'acqua. E questo io tenterò di dimostrare è un ricordo della divinità ancestrale, androgina, primordiale. Se è stato oceanico, lui non è stato da meno. Talassico, nel senso della parola, se posso permettermi, e lo ringrazio personalmente. Sono stati sollevati molti temi, però se potete permettervi, perché a volte io mi sento, confrontandomi con loro, mi sento molto ignorante. Non so voi, nel senso, io mi scopro sempre qualcosa di nuovo. Però a volte ci sono dei concetti che io cerco di spiegare in maniera semplice, a volte mi capita di fare lezione anche su questi temi ed è una gioia per me. Tu ce l'hai tanto con gli gnostici, però spiegare un attimo, non lo so se voi avete presente, tutti presenti gli immaginari miti gnostici della storia, qualcuno di voi è familiare? Io, per dire, ho iniziato 8 anni fa e ancora scopro cose nuove, immaginari nuove, però dovete sapere che gli gnostici erano vari sette dei primi secoli dopo Cristo e ognuno aveva un po' la propria idea di come l'universo si è formato, di come
questa vituperata condizione materiale praticamente è arrivata a esistere nel mondo, nella storia, in quello che siamo. E dovete sapere che però tendenzialmente c'è un leitmotiv ricorrente, cioè c'è un'immagine ricorrente del fatto che, correggimi se sbaglio Andrea, tu che così li combatti sti gnostici, a me stanno più simpatici, ma onestamente. Ma anche a lui. Allora sto scherzando. Anche loro fanno parte del cosmos. Nel senso, non sottovalutate il potere, perché sarà un'altra maglietta che faremo con la società dello Zolfo, no? come slogan, però tuttavia esiste, diciamo, assolutamente, 10 minuti poi prometto che il cosmos crollerà, almeno questo di questo istante, però. Dicevo, esiste, diciamo, un tema ricorrente del fatto che molte sette gnostiche hanno un'età che noi definiamo dell'oro, comunque hanno un'età in cui esisteva un cosmos indistinto, unico, pleromatico, usano pleroma, in cui tutto, cioè esisteva una realtà divina indistinta, in cui tutti erano tutt'uno. Non esisteva l'essere singolo, non esistevano i singoli dei, non esisteva nel cielo e la terra, erano tutt'uno e tutti stavano bene, diciamo, come qualcuno direbbe di certi governi, ma lasciamo stare le metafore politiche. Un deus ociosus, per usare termini specifici, che non gli entregava né più né di meno, non usiamo parolacce, per carità, tutti l'ovvio. Dicevo, esisteva un tutt'uno distinto, un universo pleromatico, da questo universo pleromatico perfetto in cui tutti stavano bene, in cui tutto il tutt'uno stava bene, esiste un precipitare, esiste un momento in cui esiste una particella, esiste un personaggio, esiste un cadere della pioggia dal cielo, in cui a un certo punto di questa perfezione distinta originaria non se ne può più e in un certo modo esplode un elemento, cade un elemento, precipita, litigano dei personaggi, in cui si precipita nella realtà, diciamo, in cui gli gnostici, le altre sette, lo spazio-tempo in cui vivono quegli individui esiste, inizia a esistere, e la carne degli individui, di tutto il sistema, inizia a dire che questo non è il migliore dei mondi possibili, perché è precipitato da quell'uno indistinto in cui tutto era perfetto, in cui tutto andava bene. Ma perché esiste una differenza fondamentale? Dovete sapere che la maggior parte delle sette gnostiche il simbolismo della luce o della particella di luce o della scintilla è quello che dice: ok, noi siamo precipitati in questa realtà, noi siamo singoli individui precipitati, allontanati, litigati, piovuti dal cielo, mi verrebbe da dire, che è quello che ci suona meglio, però dentro di noi o dentro qualcuno o dentro certe pietre, feticci, oggetti, esiste un ricordo, una scintilla, una luce che ci ricorda di quell'unità originaria, indistinta, perfetta. È per questo che, come diceva Andrea, così magari, cioè, io l'ho capito dopo attraverso questa metafora, la materia diventa qualcosa di negativo, trattata in maniera spregiativa, trattata come qualcosa che tendenzialmente può essere solo un vago ricordo di quello che in realtà è una realtà divina, distinta, perfetta, di quel pleromatica. E lì si disprezza la mater. E lì si disprezza la mater. Quindi quello che secondo me è emerso da entrambi i relatori, mi verrebbe una domanda finale, ma avete pochissimo tempo, cioè 2 minuti, è come mai c'è questo sempre aspetto schizofrenico della civiltà occidentale, in cui certe cose, certi aspetti che oggi consideriamo negativi o in certi immaginari consideriamo negativi, ma in realtà sono stati necessari per creare lo spazio-tempo, il simbolismo, l'immaginario collettivo occidentale, in realtà non possono essere al giorno d'oggi considerati come totalmente positivi e totalmente negativi. Cioè, che cos'è che ci sfugge? Lo so che sarebbe un convegno da 9 ore di tempo, però se dovessi chiedervi come mai siamo arrivati a classificare qualcosa che tendenzialmente non è interamente negativo, ma come il male assoluto, ci siamo dimenticati di far parte integrante del simbolismo e spazio culturale occidente. Anche lo stesso diavolo, se vogliamo dirlo, in realtà in certe, non in certe culture, ma in un certo aspetto della storia,
ha caratterizzato integralmente il passaggio da un sole notte, un aspetto di uno notturno. Certi aspetti delle tradizioni pagane sono diventati vituperati, ma in realtà erano parte integrante di un aspetto animista. Animista che cosa vuol dire? Scusate se mi permetto di fare pedagogia. Vuol dire che fa parte della struttura integrante del mondo della natura, di ciò che noi siamo. Di ciò che noi siamo viscere, interiore, la carne è anche qualcosa di più vituperante, ma non lo dico perché, sai, non si fa un show del genere. Quindi, come mai si è passati da una radicalizzazione dei simbolismi? Ecco, una domanda che ha senso. Beh, grazie per lasciarmi 2 minuti per rispondere alla domanda. No, un minuto. Per poi servirà per 10 ore. Un minuto a te, un minuto ad Andrea. Ah, ancora peggio, quindi. Vabbè, ma veramente, proverò a dire un minuto. Tiranno il tempo gli organizzatori. Ok, allora, no. La pera. Allora, per farla molto breve, molto estremamente breve, io in questo seguo la lezione genoniana, che già avete nominato, cioè la precipitazione del principio originario nella manifestazione spazio-temporale tende sempre di più a dividersi, a spezzarsi, a sgretolarsi e a cristallizzarsi, a solidificarsi. Io ho scritto un libro sui miti nordici e che ho anche presentato con un corso per gli amici della Società dello Zolfo. I miti nordici sono ovviamente stati trattati da molti autori prima di me, meglio di me, che però hanno mancato, secondo me, di sottolineare l'importanza del mito di origine degli stessi dei, che sono precedenti, come già ha detto Andrea, gli dei cosiddetti, gli Esir norreni, che sono l'equivalente degli dei olimpici, degli dei luminosi. Nella cosmogonia norrena il cosmo nasce con l'intrappolamento di questa divinità primordiale, Surtr, questo gigante del fuoco, che anche etimologicamente ci ricorda il Saturno dei romani, il dio dell'età dell'oro, e ci ricorda il Satya Yuga, l'età dell'oro induista. Giusto per fare 2 esempi etimologici, potrei andare avanti molto, ma il discorso è che questo dio, questo gigante del fuoco originario, che anticipa gli stessi dei, che anticipa lo stesso cosmo che ancora non era in esistenza, in qualche modo rimane imprigionato dall'avanzare del mondo del ghiaccio che gli si contrappone. Quindi c'è una fiamma, il fuoco eracliteo, che sempre appunto divampa e si spegne e si riaccende, e c'è un ghiaccio, da intendere in maniera ovviamente mitica, simbolica, che intrappola questo fuoco, questa scintilla divina, che lo congela, che lo cristallizza e che lo porta a dividersi, a separarsi sempre di più. E allora da lì anche l'etimologia latina di diabolus, colui che separa, colui che divide, e da lì i miti di Osiride smembrato e delle parti che devono essere ricongiunte, anche lì tramite Iside, che è la parte femminea della divinità, che può riportare a una ricongiunzione di questi pezzi. E nel mito nordico, appunto, con il Ragnarok, che è la fine del cosmo, la fine dell'era del ciclo cosmico secondo i norreni, è proprio portato da questo gigante del fuoco che finalmente si libera da questa cristallizzazione glaciale della materia. E ho parlato di Surtr, del mito nordico, ma avrei potuto benissimo parlare anche del mito apollinio, apocalittico, e del mito di Fanes orfico, perché nell'Angelo dell'Abisso, nel mio libro pubblicato con Axis Mundi, ho fatto diversi parallelismi tra questi miti escatologici e apocalittici, perché l'escatologia va sempre di pari passo con l'apocalisse, perché apocalisse vuol dire rivelazione, vuol dire svelamento di ciò che era velato. E qua non abbiamo tempo, se no avrei fatto un discorso anche sul mundus imaginalis, sul velo di Maya, tutti argomenti che trattiamo nell'albo Oniricon, però ho pietà di Michele che deve seguire gli ordini, e ho pietà anche di voi magari che vogliamo bere tutti quanti insieme. Grazie a tutti.